Il primo vincitore del festival, ciao. Herman Meta, eccolo. Grazie. Qua. Ciao. Grande Herman. Siamo in diretta anche su Facebook, per cui andate a cercarci, perché siamo proprio là. Sulla pagina ufficiale Facebook di Radio 2, e volevo subito iniziare dicendo una cosa: la bellezza di vedere i tuoi estimatori, non fan, estimatori. Esatto. La differenza è vedere magari con tante altre persone che hanno conosciuto dalla televisione o dai giornali, è che con te è come se avesse un rapporto d'amicizia vero. Cioè c'è un affetto, c'è quasi una reciproco, sì, una confidenza. Sì. Io mi sento voluto bene da quelli che mi seguono e li voglio bene di rimando. Wow. Senti, allora, hai vinto, te l'aspettavi, Amara Terra Mia, che in qualche maniera ti coinvolge, perché l'hai anche spiegato? Sì, in realtà non è che mi aspettavo di vincere, perché quando vado sul palco vado senza aspettative. Sì. Cioè, vado, canto, suono quello che devo fare, dopodiché mi godo il resto della serata, perché se sto con l'ansia... cioè, è finita. È una pessima vita, poi. Io invece sono felicissimo, perché vedo la faccia di Herman e comincia a essere provata un po' anche come lui, la nostra. Anche lui. Fatica prima un po'. Poi a bestia. Allora, scusa. No, una cosa importante. Prego. Svelo un piccolo segreto di cui sono stato testimone ieri. Dopo la tua vittoria è arrivata una telefonata importante. Sì, è arrivata una telefonata incredibile da parte della signora Modugno, che mi ha fatto i complimenti, insomma, per l'esibizione, per aver... Mi ha detto: sei stato estremamente delicato, grazie per averla fatta così. No, ma che bello, io mi stavo mettendo a piangere, cioè non volevo lì, perché sennò magari pensava altre cose di me. No. Ho detto che grazie, ero pietrificato, non sapevo cosa dire, l'ho ringraziata. È la testimonianza che quando uno va a prendere una canzone, la deve ricantare, sì, è una cover, quindi alla tua maniera. Sì, però certo. Rispettando la persona che l'ha creata, quindi una telefonata così è... Certo, no, sono molto felice. Poi tra l'altro avvicinarsi a Modugno credo che sia molto difficile. Sì, infatti. È veramente un gigante. Allora, quindi, io però ti chiedo una cosa impegnativa. Dimmi. Riesci ad accennarcela adesso? Così? Pezzettino. Dai. Pezzettino. Anche per tutti coloro qui su Facebook, okay. Sulla pagina di Radio 2. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore, io vado via. Amara terra mia, amara e bella. E beh, un applauso, anche forte, scrosciante. Grazie. Oggi abbiamo fatto le prove, sono state molto belle, l'orchestra funziona davvero molto bene, ma d'altronde non avevo dubbi, perché me la ricordo bene dall'anno scorso. Tutto perfetto, davvero. Il messaggio che voglio portare sul palco è sicuramente legato al valore della vita in sé, quindi... Bisogna disobbedire a tutto quello che la mette in pericolo e che ne mina le certezze. Semplicemente questo. Ma guarda, l'ho saputo come tutti gli altri, guardando la televisione. In realtà ero in studio in quel momento e stavo scrivendo una canzone. Poi mi sono collegato e ovviamente non ho lasciato la canzone in sospeso. Perché Sanremo e Sanremo, perché anche quelli che dicono di non guardarlo poi alla fine lo guardano, quindi ha una forza attrattiva non indifferente Sanremo. Dopo Sanremo ci sarà sicuramente un tour, si andrà in giro, insomma, andrò in giro a incontrare volti nuovi, volti che già magari conosco, a suonare soprattutto dal vivo, che è una cosa fondamentale per l'attività live, per l'attività musicale. Il disco che esce adesso a febbraio, si chiama Vietato Morire, come la canzone che porto al festival. È un disco pieno di colori, in verità, pieno di colori e
motivi, ed è un doppio perché al proprio interno contiene Umano, cioè il disco uscito l'anno scorso dopo, cioè durante la partecipazione al festival. Ho deciso di regalare il disco precedente a chi acquisterà Vietato Morire, perché insomma mi piace l'idea che ci sia una continuità anche nell'ascolto e nella conoscenza di quello che faccio. Quindi niente, questo è un progetto di condivisione. Ciao a tutti gli amici di Rai Play, guardate Sanremo, seguitemi. A presto, ciao.